se la Sicilia si associa alla richiesta di misure più dure che arriva dal nord, pur essendo una regione dove i casi no, e l'allarme non ha ancora raggiunto quel livello di guardia, però che qualche problema col sistema sanitario in più ce lo ha in partenza. Sì, voglio dirle, riferendomi alla sua prima domanda, che la mia appartenenza al centrodestra prescinde naturalmente dalle decisioni che in questo momento adottiamo, perché qui non c'entrano le geografie politiche, serve soltanto il senso di responsabilità. Noi condividiamo la richiesta di misure restrittive da parte della Regione Lombardia, vorremmo poter avere autonomia dal governo nazionale per assumere iniziative magari concordate con Roma, ma adottate in maniera specifica a seconda delle esigenze che presenta il territorio. Come lei diceva, in Sicilia, grazie a Dio, ancora l'epidemia non ha raggiunto e speriamo non raggiunga particolari dimensioni. Sono misure di precauzione che abbiamo adottato e che stiamo continuando ad adottare, ma anche grande senso di responsabilità da parte di tutti, degli stessi cittadini. Nonostante ci sia un esasperato individualismo, stavolta la comunità siciliana è presente alle proprie responsabilità e ha compreso che serve disciplina. Cioè stanno rispettando le norme restrittive in Sicilia? 20.000, sì signora, 20.000 persone sono rientrate in Sicilia negli ultimi 4 giorni. Dall'esodo delle regioni del nord, e tutte si sono registrate come noi avevamo chiesto di fare. Quelle che provengono dalla zona rossa sono in quarantena, in autoisolamento, un po' come sto facendo io da 4 giorni. Tutto questo significa che prevale davvero la convinzione che se noi oggi facciamo qualche sacrificio possiamo domani goderne in materia di libertà e di normalità. Stiamo predisponendo anche nuovi posti letto perché temiamo di dover ricorrere al piano B. Abbiamo già pronti 200 posti letto per la rianimazione, in regime ne abbiamo 411, ma ne stiamo predisponendo altri 200. Domani si riunirà la giunta di governo, alla quale io spero di partecipare anche in videoconferenza, per chiedere alle cliniche private di dare il loro apporto, già c'è stata disponibilità, alle università abbiamo chiesto di immettere in servizio gli specializzandi, anche se ancora non hanno completato il corso, quindi un piano di assunzioni straordinarie, e in più ho parlato con l'autorità portuale di Palermo, che mi conferma esserci un armatore disposto a mettere al molo di Palermo una nave crociera con un centinaio di posti letto e personale sanitario qualora dovessimo arrivare appunto al piano B. Insomma, siamo pronti a ogni evenienza, certo, ma con numeri momento, fino a questo momento i numeri ci danno ragione, nessun decesso, soltanto 64 posti di positivi e quindi continuiamo a sperare.